Allora io vi saluto, vi do il benvenuto e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Neuroscienze ed Empatia. Il ciclo di Lectio Magistralis organizzato da Formazione Continua in Psicologia. Questa sera è con noi il professor Vittorio Gallese. Buonasera professore, Buonasera, grazie. benvenuto. Grazie per aver accettato il nostro invito. Il titolo della Lectio Magistralis di questa sera è Estetica dell'intersoggettività, sé e relazioni nell'era digitale. Il professor Vittorio Gallese non ha bisogno di presentazioni, quindi giusto due parole. È professore ordinario di psicobiologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma, neuroscienziato. Tra i suoi contributi principali vi è la scoperta, insieme ai colleghi di Parma, dei neuroni a specchio e l'elaborazione di un modello neuroscientifico della percezione dell'intersoggettività, la teoria della simulazione incarnata. La sua produzione scientifica è attestata da un numero impressionante di pubblicazioni scientifiche, oltre i 260 articoli scientifici, dalla pubblicazione di due libri in qualità di autore e di tre in qualità di curatore. È vincitore di numerosi premi per la sua attività scientifica e svolge ricerca presso varie università, sia europee che negli USA. Lascio la parola al professore e vi ricordo che nell'ultima mezz'ora ci sarà uno spazio per le domande. Come sempre vi chiedo di fare tutte le domande nella chat di question and answer. Questo per evitare che ci siano varie domande sparse anche nella chat. Lasciamo la chat solo per problemi tecnici. Tutto lo staff di formazione continua è presente qui per voi per risolverli. Io vi saluto e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Allora inizio condividendo lo schermo. Bene, buonasera a tutti. Grazie agli organizzatori per l'invito. Benvenuti a voi che ascoltate e vedete. Allora, ho scelto di parlare questa sera del tema che è un po' il tema della mia ricerca da molti anni, il tema delle relazioni interpersonali, dell'intersoggettività visti dal punto di vista delle neuroscienze. Ma ho deciso di dare un taglio un po' particolare a questo tema, che come capite è il tema fondamentale, il tema degli U2, il tema della relazione, di come facciamo capirci, cosa proviamo quando incontriamo l'altro. In che modo facciamo esperienza dell'altro, eccetera. Un taglio particolare perché credo che, soprattutto in occasioni come queste, le persone che fanno il nostro mestiere hanno anche il dovere di contestualizzare questo sapere apparentemente molto tecnico al presente, per cercare di leggere meglio il nostro presente. Il nostro presente è la relazione io-tu, la relazione con gli altri in un'era particolare, quale quella che stiamo tutti vivendo, che è, per comodità di formula, definisco era digitale. Che cosa significa avere dei rapporti con gli altri in questo mondo particolare che, pur essendo sempre lo stesso mondo, grazie a questa tecnologia, come vedremo nella seconda, ultima parte della mia chiacchierata di questa sera, pone delle problematiche, degli interrogativi circa il cambiamento dello stile dei nostri rapporti, delle nostre relazioni con le persone. Estetica della relazione con l'altro. Perché estetica? Quando pensiamo all'estetica, pensiamo all'arte, pensiamo al bello, al sublime, pensiamo cioè a un aspetto molto particolare, della nostra vita mentale, della nostra intelligenza, della nostra cultura. Io parlo di estetica riferendomi al senso più ampio che il termine, può assumere, che è, guarda caso, il suo significato originale. L'etimologia di estetica, aesthesis, è la conoscenza attraverso i sensi, attraverso
attraverso il corpo. Ma muovendoci dalla classicità a oggi, un libro uscito 3 anni fa, L'estetica del significato del pensiero, di un filosofo americano, Mark Johnson, lui ci aiuta a precisare in che termini parleremo di estetica questa sera. L'estetica si estende fino a comprendere tutti i processi mediante i quali creiamo significati attraverso la percezione, il movimento del corpo, il sentimento e l'immaginazione. In altre parole, tutta l'esperienza significativa è esperienza estetica. E il punto che vorrei fare con voi questa sera è che l'estetica oggi, a mia modesta opinione, è la chiave di accesso alla comprensione di come le tecnologie digitali modellano, condizionano, aiutano a costruire la nostra identità, le nostre relazioni sociali e, in termini molto più generali, quindi il mondo in cui viviamo. Il digitale, come vedremo, opera un processo molto particolare che si chiama disintermediazione, cioè permette un accesso apparentemente diretto a tutta una serie di contenuti. Un esempio per tutti: il politico che si rivolge attraverso i social, Twitter, Facebook, YouTube, direttamente al proprio elettorato, senza nessuna mediazione. Cioè c'è una mediazione tecnologica, il digitale, lo smartphone, ma questa mediazione di fatto disintermedia, cioè toglie dei passaggi intermedi, mette apparentemente in connessione diretta vari interlocutori. Quindi la disintermediazione digitale della nostra percezione del mondo e del modo con cui questo mondo lo traduciamo in una serie di significati portano a una estetizzazione del mondo, cioè a un mondo a cui abbiamo accesso sempre di più attraverso i canali della visione e, come vedremo, anche del tatto. Per un numero crescente di noi umani, anche includendo persone che non devono avere necessariamente un elevato grado di istruzione, quindi è una cosa trasversale a tutta l'umanità, l'approccio alla realtà è prevalentemente o parzialmente determinato dalle nostre pratiche sociali sul web, introdotte dalla diffusione planetaria degli smartphone e di tutte le altre varie tecnologie digitali. Un sociologo dei media, l'anno scorso, John Thompson, ha scritto: se vogliamo capire i mezzi di comunicazione e il loro impatto, si devono analizzare in relazione ai tipi di azione e interazione che rendono possibile e che creano. I mezzi di comunicazione non dovrebbero essere analizzati da soli, in termini di proprietà intrinseche, cioè proprie di questa particolare tecnologia, ma, aggiunge, dovrebbero essere analizzati in relazione alle forme di azione e interazione che l'uso dei mezzi di comunicazione mette in atto. Questi oggetti creano delle pratiche. Per capirne l'impatto dobbiamo partire dalle pratiche che queste tecnologie producono, creano e generano. Oggi dappertutto una nuova app, Clubhouse, le stanze in cui ci si può trovare e discutere, un'ulteriore fetta del tempo di molti verrà dirottata in queste stanze virtuali. Quindi capite, io oggi vi parlerò di neuroni specchio, della simulazione incarnata, ma dobbiamo contestualizzare il tema che queste ricerche neuroscientifiche hanno l'ambizione di aiutare a comprendere meglio, aggiungendo il livello di
di descrizione, non possiamo fare finta di vivere nella prima o anche nella seconda metà del Novecento. Il nuovo millennio, soprattutto a partire dal 2007 in poi, sta proponendo una tipologia di relazioni che prima non c'erano e di cui non possiamo tenere conto se vogliamo parlare di intersoggettività, se vogliamo curare una intersoggettività non funzionale, quando questo succede. Che cos'è un'abitudine? L'abitudine la possiamo definire come una disposizione e quindi, in quanto disposizione, è una potenzialità. Quindi è anche una potenzialità d'azione, è una potenzialità motoria. Il nostro cervello-corpo, parlo di cervello-corpo perché non ha senso parlare del solo cervello, il cervello fa quello che fa solo e unicamente perché è legato a un corpo il quale a sua volta è situato in un ambiente che ha delle caratteristiche fisiche particolari, no? Le quattro E di cui oggi tanto si parla. Allora, il nostro cervello-corpo esprime, ha la potenzialità di esprimere tutte le possibili potenziali relazioni che noi possiamo intrattenere con il mondo e è a partire da queste potenzialità di relazione con il mondo che si costituisce un primo nucleo di un sé relazionale. Questo sé relazionale ha dei limiti, che sono i limiti delle nostre potenzialità corporee. Quindi questi limiti a loro volta delimitano, modellano l'orizzonte del mondo che noi abitiamo, l'orizzonte a cui noi abbiamo una possibilità di approccio, di relazione, ma anche di conoscenza, soprattutto di esperienza. Quindi noi conosciamo e comprendiamo, poi questo comprendere può avere tanti livelli, non dobbiamo commettere l'errore di pensare che c'è un unico modo di capire il mondo, ce ne sono molti. E oggi noi parleremo di una di queste modalità di comprendere il mondo, che è quella della relazione empatica, dei meccanismi preconsci, che sono in qualche modo svincolati, no, svincolati non sarebbe giusto, diciamo che non vedono il linguaggio come il protagonista unico della scena. Quindi noi conosciamo e comprendiamo il nostro mondo, il nostro Umwelt, per usare un'espressione cara ai biologi, proprio grazie e in virtù delle potenzialità relazionali che il nostro corpo manifesta e che ci mette a disposizione. Il corpo è il corpo che determina le pratiche sociali, ma al tempo stesso questo corpo è plasmato dalle pratiche sociali. È plasmato culturalmente, ma come vedremo, anche fisicamente da queste stesse pratiche. Quindi è dentro alla reciprocità tra corpo e pratiche sociali che noi umani siamo in grado di creare artefatti culturali, dipinti, storie, oggi film, file MP3, eccetera, eccetera. La creazione di simboli e le pratiche culturali che derivano insieme alle istituzioni culturali, da questi simboli che noi abbiamo iniziato a creare molto precocemente nella nostra storia evolutiva, da dove nascono? Nascono dalla scintilla di Zeus, nascono da una mutazione genetica che cambia completamente le carte in tavola? Credo di no. Credo che siano un lento processo di emersione da quell'insieme di pratiche, paradigmi comportamentali che noi agiamo, imitiamo, simuliamo, interiorizziamo mimeticamente attraverso l'imitazione, di cui sono certo che Marco Iacoboni vi avrà parlato nel primo incontro.
a causa delle relazioni interpersonali che gli esseri umani intrattengono all'interno di quella fitta rete di scambi sociali con cui si intrecciano dalla nascita. Quindi lasciamo perdere il solipsismo, l'individualismo, siamo creature sociali. Lo siamo da quando siamo feti e continuiamo ad esserlo per tutta la nostra vita. Allora, oggi io vi parlerò da un punto di vista neurofisiologico, neuroscientifico, del tema della relazione, dell'intersoggettività, in tre modi, che io qua ho sintetizzato così un po' scherzosamente in passato, presente e futuro. Passato significa i mattoni importanti, insomma, meccanismi che sono presenti anche oggi, ma che declino al passato perché credo che questi meccanismi oggi, cioè nell'era digitale, come dicevo nella premessa, possono essere condizionati, cambiati, plasmati, possono evolvere in una certa direzione dettata dal fatto che tutti ci muoviamo all'interno di questa infosfera digitale. Il futuro è come tutta questa intersoggettività mediata anche dal digitale si potrebbe sviluppare dopo, durante e dopo una pandemia. Questa sarà l'ultimissima parte. Allora, cominciamo a mettere qualche punto fermo. Molti aspetti della nostra intelligenza e della cultura sono tutti accomunati da un comune denominatore, hanno un carattere performativo, cioè le possiamo definire forme di azione vera e propria o forme di azione mediata. Qui cito due autori italiani, Antonino Pennisi e la professoressa Falzone dell'Università di Messina, che qualche anno fa, parlando di questo tema, scrivevano: la componente esecutiva e motoria del comportamento cognitivo, quindi parliamo di intelligenza, dovrebbe essere considerata intrinseca al funzionamento fisiologico della mente e dotata di potere autogenerativo. Quindi, quando noi pensiamo all'intelligenza, pensiamo ai concetti, al linguaggio, ai pensieri, dimenticando la radice corporea, agentiva, performativa che ne è alla base. In questa prospettiva, la cognizione, l'intelligenza, la mente, se volete, sarebbe una forma di azione mediata e non una relazione tra un pensiero interiore e un comportamento che ha luogo nel mondo esterno. Cioè, quindi qui si mette in discussione la necessità, la liceità di tenere distinto un pensiero interiore da questa sfera performativa. È chiaro che un pensiero non è un muscolo, un neurone, un potenziale d'azione. Non è certo un concetto. Il punto è smontare queste parole, questi concetti, intersoggettività, empatia, comunicazione, comprensione, comprendere verso conoscere e cercare di, se mi passate l'espressione, di dargli un corpo, di cercare di capire da dove vengono e di che cosa sono fatti questi concetti. Quindi questa prospettiva, che ovviamente enfatizza, mette in primo piano, dà una straordinaria importanza alla dimensione sensorimotoria, corporea della cognizione umana, a mio modo di vedere, anche a prescindere poi da una sua conferma definitiva o disconferma definitiva, offre operativamente almeno tre vantaggi. Primo, ci permette di affrontare il tema della mente, dell'intelligenza umana,
all'interno di uno scenario evolutivo. E questo scenario evolutivo ovviamente dà una preferenza ai meccanismi di exaptation, cioè esattazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel corso dell'evoluzione molti meccanismi, funzioni che si sono mantenute perché davano un vantaggio a chi le aveva, vengono esattate, cioè vengono utilizzate anche per un altro scopo, per un qualcosa che non esisteva quando queste competenze noi le abbiamo evolute. Un esempio, la struttura del sistema sensorimotorio, secondo me, ma fortunatamente non solo secondo me, fornisce lo scheletro al linguaggio, cioè a qualcosa che quando questi sistemi sensorimotori di cui parleremo questa sera si sono sviluppati non c'era, perché nessuno parlava. Ma noi continuiamo a utilizzarli exaptandoli, quindi piegandoli a una nuova funzione anche quando parliamo. Quindi exaptazione, continuità. C'è un filo rosso che connette le varie forme di vita. Noi siamo un momento di questa traiettoria temporale. Consente, secondo vantaggio, di affrontare questi temi da una prospettiva non solo evolutiva, ma anche comparativa. Cioè, vogliamo capire quanto c'è di comune tra me e un macaco e quanto c'è di diverso. Questo ci aiuta moltissimo perché sul modello animale noi possiamo avere, diciamo così, dei dati che non riusciamo, ahimè, ancora oggi ad ottenere facendo le domande al cervello dell'uomo. Quindi utilizziamo un modello, ma riusciamo a confrontare il modello con il funzionamento del cervello umano e mettendo a confronto queste due prospettive, questo ci aiuta a capire molto meglio come e perché il nostro cervello-corpo funziona in un certo modo e non in altri. Terzo vantaggio, ci dà la possibilità di guardare all'esperienza estetica come a una delle principali modalità con cui noi facciamo esperienza del mondo, che possiamo applicare alla cultura, agli artefatti culturali, quindi al dominio tradizionale di questa disciplina che ha cambiato volto molte volte nel corso della nostra storia culturale, l'estetica, quindi applicarlo all'ambito tradizionale, l'arte, la creatività, il cinema, la letteratura e quant'altro, ma la possiamo anche utilizzare, come vi dicevo all'inizio, come una delle chiavi principali per capire in che diavolo di mondo stiamo vivendo. Quindi il nucleo corporeo del sé è sensorimotore. Il corpo ci è dato come fonte o potenzialità di azione, perché noi possiamo muoverci, possiamo anche immaginare di muoverci senza muoverci e come vedremo, questo è stato il grande passo avanti garantito dalla scoperta dei neuroni specchio, il nostro sistema motorio si può attivare quando siamo fermi, quando non immaginiamo di muoverci, ma semplicemente stiamo guardando qualcuno che si sta muovendo. Quindi il corpo ci è dato principalmente come origine o potenzialità di azione e queste potenzialità motorie, come dicevo prima, definiscono l'orizzonte del nostro mondo. Una tipica arena sociale dove si esprimono queste potenzialità motorie è il gioco, che secondo molti antropologi è una delle dimensioni chiave per capire non soltanto lo sviluppo del bambino, ma per capire anche da dove, nasce la nostra capacità di creare simboli. Gli aspetti motori fondamentali del sé corporeo si integrano e ancorano una prospettiva in prima persona al mondo,
fornendo quindi il collante a tutta quella varietà di informazioni visive, tattili, uditive, olfattive, gustative che ci connettono con quello che c'è là fuori. Il sé è aperto al mondo soprattutto grazie alle sue potenzialità motorie, che sono un'espressione di nuovo della natura corporea. Quindi questa prospettiva cambia parecchie tessere del mosaico, invece di puntare sul concetto di identità, punta sul concetto di relazionalità, invece di fare una descrizione che privilegia il qui e ora, l'attualità, mette la giusta enfasi anche sul ruolo cruciale della potenzialità, e invece di dire dare dei nomi, congelare le nostre facoltà mentali in termini di questo o addirittura, peggio ancora, quella particolare area del cervello, privilegia una dimensione dinamica, processuale. Sé e altro. Di questo si parla quando parliamo di intersoggettività. George Herbert Mead è uno dei magnifici quattro del pragmatismo americano, gli altri tre sono William James, John Dewey e Charles Peirce. Mead è uno degli autori oggi, secondo me, più moderni quando si parla di intersoggettività, perché negli anni 30 del secolo scorso, in più opere, non cessa di mostrare come non si possa parlare di un sé senza inscriverlo nella relazione con l'altro. Scrive: quando un sé appare, implica sempre un'esperienza di un altro. Non potrebbe esserci un'esperienza di un sé semplicemente da solo. Questo altro appare nell'esperienza dell'animale umano in presenza di quel tipo di stimolazione nell'attività cooperativa che suscita nell'individuo stesso la stessa risposta che suscita nell'altro. Quindi vedete, io e altro da me, io e altro, ci relazioniamo con una serie di pratiche comuni, spesso di tipo cooperativo. Questo privilegiare la cooperazione sull'antagonismo, come ha benissimo spiegato e dimostrato Mike Tomasello, è una delle cifre specifiche dell'umano, che ci rende ad esempio molto differenti dagli animali più vicini a noi, che sono i bonobo, ad esempio, gli scimpanzé. Noi poi, rispetto di nuovo al bonobo, lo scimpanzé, abbiamo un'altra prerogativa, di cui si parla poco. Siamo neotenici, cioè nasciamo immaturi. Il nostro sviluppo, non solo corporeo, ma anche fisiologico, è rallentato o ritardato. La crescita e maturazione del cervello avviene per una parte importantissima, non in un vuoto pneumatico, non in un utero, in cui c'è peraltro già una relazione, la relazione con la madre, ma nel mondo di relazioni sociali che iniziamo da neonati a intrattenere dal primo momento in cui apriamo gli occhi. Siamo essenzialmente dei feti extrauterini nel primo anno di vita. E è stato scritto: questo livello di crescita extrauterina ha richiesto l'invenzione dell'infanzia. Noi dipendiamo dagli altri più a lungo e in molti più aspetti rispetto ad altri animali. Quindi il nostro ritardato sviluppo postnatale, che dipende in gran parte dalla quantità e dalla qualità delle relazioni interpersonali che siamo in grado di stabilire con i partner adulti, in primis con la madre, con i genitori, ma poi via via con una serie progressivamente, esponenzialmente crescente di altri esseri umani, questa nostra natura neotenica è un ulteriore elemento che mostra il ruolo cruciale dell'embodiment e della socialità nel
rendere possibile la relazione sociale e quindi sviluppare tutti quei meccanismi che ci consentono di dare un senso, di capire il comportamento degli altri. La neotenia amplifica e prolunga il processo di apprendimento e potenzia ovviamente le relazioni all'interno dell'ambiente familiare, il triangolo tra neonato, padre e madre, oggi finalmente non è più una relazione diadica, ma la dobbiamo inquadrare come minimo con questa struttura triangolare, è un ulteriore elemento per la specie di accelerazione dell'evoluzione culturale, perché relazioni familiari più forti potenziano la possibilità di trasferire la conoscenza attraverso le generazioni, così si creano delle tradizioni orali che coprono la stragrande maggioranza della storia della nostra specie, fino a che, ultimi 6.000 anni, un battito di ciglia, si inventa la scrittura e il tutto si potenzia ulteriormente. Io parlerò di intersoggettività parlando di comprensione dell'altro, ma soprattutto di esperienza dell'altro, non conoscenza dell'altro. Sì, posso conoscere l'altro, passandole ai raggi X, rimuginando, riflettendo, inferendo, deducendo. Benissimo, io parlo di quello che sta sotto e che viene prima, verosimilmente, sia a livello di specie che nel nostro sviluppo individuale ontogenetico, il livello dell'esperienza. Perché si può dire tutto, ma non si può negare come tutto ciò che ci lega al mondo esterno è fatto di esperienza. Allora, che cos'è un'esperienza? Ci aiuta il secondo dei magnifici quattro moschettieri del pragmatismo, John Dewey, l'anno curiosamente è lo stesso, il 1934. Che cos'è l'esperienza? L'esperienza è il risultato, il segno e la ricompensa di quell'interazione tra organismo e ambiente che, quando è portata a pieno regime, è una trasformazione dell'interazione in partecipazione e comunicazione. Partecipare, cioè essere parte di un qualche cosa che non si esaurisce in me stesso, ma che ha una dimensione collettiva. Comunicazione, l'esperienza è comunicazione di senso, e queste caratteristiche non sono sempre garantite. Noi possiamo avere molti tipi di interazione con il mondo, ma non tutte si qualificano come esperienza. Si qualificano come esperienza, secondo Dewey, e credo abbia ragione, quei tipi di interazione portate a pieno regime, e portare a pieno regime vuol dire avere una comunicazione di senso e partecipare a qualcosa. Molto di quello che accade nel nostro cervello, credo ormai lo sappiate, durante le relazioni interpersonali avviene in modo inconscio, inconsapevole, al di sotto del nostro livello di consapevolezza. Parto dai neuroni specchio e vorrei dire una prima cosa. Più che parlare di neuroni specchio, dobbiamo parlare di meccanismo di rispecchiamento, che è il modo con cui funzionano varie popolazioni di neuroni in varie parti del cervello di varie specie animali. La storia inizia 30 anni fa, nel luglio di 30 anni fa, in un laboratorio nello scantinato dell'Istituto di Fisiologia dell'Università di Parma, dove, questo è un lavoro, uno dei due lavori in estenso, noi immediatamente l'anno dopo, nel 92, pubblicammo un primo breve lavoro, e nel 96
con un numero di neuroni molto maggiore, ne pubblicammo altri due. Uno dei due è questo. Sapevamo già che il sistema motorio non serve solo a muoversi, ma i suoi neuroni, oltre a fare muovere varie parti del corpo, rispondono anche a stimoli sensoriali, tattili, visivi, acustici. Quello che non ci aspettavamo di trovare, ed è quello che abbiamo trovato, è che alcuni di questi neuroni, oltre a attivarsi, scaricare o sparare, come diciamo noi, ognuno di queste lineette è un singolo potenziale d'azione. I neuroni non pensano, non amano, non capiscono, non empatizzano, emettono potenziali d'azione, cioè scariche elettriche. Punto. Tutte quelle belle cose le facciamo noi, grazie a loro, ma non possiamo mettere in bocca al neurone questi termini. Alle volte cadiamo anche noi in questo errore, basta sapere che è un errore e correggersi. Allora, ognuna di queste scariche, e qui vedete la somma, ogni volta che la scimmia afferra un oggetto, il neurone, prima che inizi ad afferrare, ops, scusate, il neurone scarica, controlla l'esecuzione di questo afferramento. Ma questo stesso neurone, vedete, quando la scimmia sta ferma e vede io, me o uno dei colleghi fare la stessa cosa, cioè prendere un oggetto davanti alla scimmia, vedete, il neurone scarica. Anche in questo caso. Quindi è stata la prima evidenza neurofisiologica che permetteva di connettere un attore, un agente con l'osservatore. Nel cervello dell'osservatore, quando vede l'attore eseguire un'azione, si attivano gli stessi neuroni che si attiverebbero quando quell'azione la sta eseguendo lui, anche se in quel momento è fermo. E si limita a guardare. Sta appunto la scarica di questi neuroni, la possiamo descrivere da un punto di vista funzionale come il correlato neuronale del meccanismo della simulazione. Una parte del mio sistema motorio si attiva, io sto fermo, quindi non mi sto muovendo, non sto imitando, sto simulando. E l'ipotesi che formulammo da subito è che l'attivazione di questo meccanismo di rispecchiamento, di risonanza motoria, ho aggiunto poi io di simulazione, ci aiuta a comprendere che cosa sta facendo l'altro che stiamo osservando. Per quello che dovremmo dire nella seconda parte della lezione, ci torna utile questo lavoro pubblicato 10 anni fa dai colleghi dell'Università di Tübingen in Germania, che vogliono capire se cambia qualcosa per i neuroni specchio del macaco mettendo a confronto due situazioni comportamentali diverse. In un caso il macaco vede l'azione eseguita da un essere umano presente in carne ed ossa, nell'altra situazione vede l'azione, ma la vede su un schermo di computer, quindi azione naturalistica, azione filmata. Come rispondono i neuroni specchio del macaco in queste due diverse condizioni? Rispondono innanzitutto ad entrambe. Questo è il numero di neuroni che risponde all'azione naturalistica, questi sono quelli che rispondono a entrambi e poi ce n'è una piccola quota che preferisce addirittura l'azione sullo schermo, che verosimilmente è un artefatto legato al fatto che per abituare le scimmie a non annoiarsi sono state dovute essere abituate a vedere delle scene sullo schermo. Ma il dato importante, e qui vedete la scarica di un neurone che risponde di più all'azione naturalistica, ma che comunque risponde molto bene anche all'azione filmata, questo è un altro neurone invece per cui non c'è nessuna differenza, cioè risponde con la stessa intensità a entrambe le modalità di relazionarsi con l'azione di un altro, in natura o su, grazie a un filmato digitale. Che cosa ci dice questo? Secondo me ci dice una cosa interessante, che il nostro cervello di primati, già nell'attuale
discendente di un antenato comune, ossia il macaco, da cui ci separano 20-25 milioni di anni, dallo scimpanzé 6 milioni. Qui la distanza è ancora maggiore, ma anche nel cervello di un primate che non ha ancora inventato il linguaggio, vedere un'azione in carne ed ossa e vederla rappresentata sullo schermo di un computer, per questi meccanismi neurofisiologici, diciamo, è abbastanza simile. Veniamo a noi. Qui per riassumere, col brain imaging, con altre metodiche, queste sono più o meno le parti del nostro cervello che si attivano quando eseguiamo o quando osserviamo azioni dotate di uno scopo, come afferrare un oggetto, azioni simboliche, comunicative, come fare ciao, o movimenti gratuiti del corpo, come alzare un braccio o alzare così un dito. Ma quello che si è capito, e questo è ulteriormente interessante, è che molti di questi neuroni o centri nervosi si attivano anche quando facciamo un qualche cosa di diverso dal fare un'azione o vederla fare, cioè immaginare. Allora, questo è un neurone specchio che è stato studiato facendo vedere liberamente tutta l'azione al macaco o facendole vedere solo l'inizio, perché poi la mano va a afferrare l'oggetto che è nascosto dietro a una superficie che rende tutta questa parte dell'azione invisibile. La metà dei neuroni specchio che abbiamo testato con questo paradigma risponde, vedete, in entrambe le situazioni. Qui la scimmia non vede letteralmente che cosa succede. Che cosa fa? Lo sta, non può che immaginarlo. È interessante che quando vede liberamente tutti e 100 i neuroni specchio rispondano, quando può solo immaginarlo, se ne attiva solo la metà. Quindi questo ci dice due cose, suggerisce meglio, meglio essere cauti, ci suggerisce due cose, che vedere una cosa e immaginarla sono chiaramente due esperienze molto diverse, ma simili se viste dal punto di vista del cervello. Simili ma interessanti e non identiche. Tutti i neuroni qua, solo metà quando la scimmia poteva immaginare. Non sto suggerendo che immaginare un'azione equivale alla metà di vederla liberamente o eseguirla, sarebbe un'idiozia totale, ma questo ci aiuta a capire come il piano dell'immaginario e il piano del reale sono molto più vicini nel nostro cervello di quanto non potremmo cognitivamente immaginare. Ecco, molti altri lavori, anche nel campo della visione, pensate a tutti i lavori di Koslin, le neuroscienze in generale ci hanno mostrato che il confine tra mondo reale e mondo immaginario o immaginato è molto meno netto di quanto si potrebbe inizialmente pensare. Vedere e immaginare di vedere, fare qualcosa e immaginare di fare qualcosa, condividono l'attivazione di parte degli stessi circuiti cerebrali. Perché? Che cos'è questa roba qua? Noi la definiamo riuso neuronale. Questa doppia attivazione, quando faccio, ma quando anche immagino di fare, quando vedo o quando immagino di vedere, questa doppia attivazione è riuso neurale e io la ho teorizzata come simulazione incarnata. Quindi, quando parliamo di simulazione incarnata, come vedremo, parliamo di qualcosa che per certi versi è simile a quello che nel corso degli anni abbiamo definito come empatia, ma è un meccanismo che entra in gioco anche quando io chiudo gli occhi e immagino di uscire da questa stanza camminando. In questo caso io non sto empatizzando proprio con nessuno, ma sto attivando un meccanismo di simulazione incarnata anche in questo caso. Quindi immaginare o rappresentare qualcosa
attiva le aree del nostro cervello legate all'esperienza di quelle cose. I circuiti cerebrali che inibiscono le mie azioni reali e quelli che ne bloccano l'esecuzione quando le immaginiamo sono in parte gli stessi. Questo noi lo abbiamo visto 6 anni fa in una serie di esperimenti di elettroencefalografia ad alta densità. Quando io do un'istruzione al soggetto di non premere il tasto del computer, oppure quando gli dico immagina di premere il tasto del computer, si attivano meccanismi molto simili. Quindi i mondi immaginari di fantasia che noi creiamo e che abitiamo sono forse il risultato di meccanismi di simulazione combinati con altri meccanismi più sofisticati di astrazione cognitiva. L'attivazione prolungata di una parte del sistema motorio corticale in assenza di movimento, questa è la mia ipotesi, definisce l'origine esperienziale non solo di quello che noi percepiamo, ma anche di quello che immaginiamo. Se voi immaginate di compiere certe azioni, l'esperienza di questa immaginazione, soprattutto se immaginate queste azioni in relazione ad altre persone, magari persone a voi note, in un contesto sociale particolare, beh, queste esperienze poi scatenano delle emozioni. Quindi la simulazione incarnata descrive a livello funzionale, in termini di meccanismi, la qualità relazionale che collega il nostro rapporto con lo spazio per il personale, il nostro rapporto con gli oggetti, le azioni degli altri, tutti questi elementi a che cosa li riporta? Al nostro corpo e, come dicevamo prima, le potenzialità motorie che questo corpo esprime. La simulazione incarnata quindi non solo ci collega agli altri, ma attraverso il rapporto con gli oggetti e con lo spazio, ci collega al nostro mondo, un mondo popolato da oggetti con cui noi possiamo entrare in relazione, come ad esempio questo bicchiere, ma per il tema di oggi, un mondo soprattutto popolato da altri individui, individui con cui comunichiamo, individui che creano oggetti, simboli. Un mondo in cui, quando le cose vanno per il verso giusto, ci sentiamo a casa nostra, con un maggiore o minore grado di gradimento di questo nostro esserci al mondo, ma è un mondo che non presenta problemi di interpretazione. Se entriamo nella psicosi, è un altro paio di maniche. Ma tutto quello che vi ho detto fino a questo momento riguardo al dominio delle azioni, nel corso degli anni, grazie alle nostre ricerche, si è dimostrato essere solo la punta che affiora di un iceberg molto più voluminoso. Perché dico questo? Perché la stessa identica logica, analoghi meccanismi di rispecchiamento, li troviamo pari pari anche nelle emozioni. Quando assistiamo alle emozioni, mostrate dalla mimica facciale altrui, i nostri muscoli rispondono mimeticamente in maniera congruente. Lo facciamo con un'intensità che è diversa da individuo a individuo. Alcuni individui lo fanno con maggiore intensità, altri poco o nulla. I primi sono quelli più empatici, guarda caso, i secondi quelli meno empatici. Ma anche il nostro cervello, le nostre aree cerebrali, oltre a questo mimetismo, simulano le emozioni degli altri. Questo è il primo esperimento grazie al quale abbiamo mostrato un meccanismo di rispecchiamento per l'emozione del disgusto. Le stesse aree del mio cervello che si attivano quando io provo disgusto fisico, si attivano anche quando vedo un filmato in cui assisto all'espressione di disgusto mostrata da un attore. Questi sono studi molto più recenti di un mio ex dottorando, Fausto Caruana, che all'ospedale di Niguarda, stimolando
una porzione anteriore del lobo frontale di una serie di pazienti epilettici a cui vengono impiantati questi elettrodi, a cui si stimola e registra per localizzare il focus epilettogeno che poi il neurochirurgo dovrà rimuovere, siccome portiamo via parte del cervello e vogliamo portare via solo la parte malata, preservando il più possibile la parte sana. Si fanno dei test nei giorni che precedono l'intervento chirurgico. Questi test possono consistere in stimolazione o in registrazione. Stimolando questa particolare parte del cervello, i pazienti iniziano a ridere e a provare allegria, senza sapere il perché. Registrando questa volta da questa stessa parte del cervello, siamo nella corteccia cingolata anteriore sulla superficie, vedete, mesiale del cervello, dove i due emisferi si affrontano l'uno con l'altro, questa parte si attiva solo quando i pazienti osservano un video in cui c'è un'attrice che ride a crepapelle, ma non si attiva questa regione quando la vedono piangere o quando la vedono eseguire delle smorfie del volto. Quindi la stessa regione che quando si attiva mi fa ridere ed essere allegro, si attiva anche quando assisto al riso e all'allegria altrui. Vogliamo parlare di sensazioni? Parliamo di tatto. Non a caso lo faccio precedere da questa immagine fantastica di Caravaggio, in cui San Tommaso non ci crede se non appunto toccando con mano. Bene. Le stesse aree del nostro cervello che si attivano quando ci toccano, come l'area somatosensoriale seconda, siamo stati i primi a dimostrare che questa area si attiva anche quando vediamo toccare il corpo altrui. Questo è un neurone specchio per il dolore, registrato da questa porzione del cingolo, di nuovo in un paziente neurochirurgico, quando riceve lo stimolo doloroso, il paziente è cosciente, in anestesia locale in questo momento riceve uno stimolo doloroso, il neurone scarica, poi lo vede applicare lo stimolo doloroso al dito del neurochirurgo che gli sta davanti e lo stesso neurone, vedete, risponde ugualmente. Questo è un lavoro recente che mostra come le aree tattili, le aree che fino a pochi anni fa tutti consideravano semplicemente le aree che ci permettono di localizzare sul nostro corpo la mappa dei contatti tattili, è stato dimostrato che si attiva anche quando leggiamo delle descrizioni linguistiche che usano in termini metaforici descrizioni di superfici, in termini di ruvidezza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche quando noi leggiamo metaforicamente del tatto, si attivano le nostre aree tattili. Quindi c'è una varietà di meccanismi di rispecchiamento che mappano le rappresentazioni sensoriali di azioni, emozioni o sensazioni altrui sulle nostre rappresentazioni neurofisiologiche, motorie, visceromotorie o tattili, somatosensoriali, di quelle stesse azioni, emozioni e sensazioni che percepiamo nel mondo sociale. Quindi quello che ci consente di percepire l'altro come se stessimo vivendo in un corpo simile al corpo dell'altro, eseguendo un'azione simile o riconoscendo dall'interno un'emozione o una sensazione simile. È l'unico modo per capire cosa fa l'altro, cosa prova l'altro? No. È il più diretto, sì, è quello che grossolanamente potremmo definire di tipo empatico, sì, è consapevole, dobbiamo decidere di interpretare l'altro perché tutto ciò si verifichi, no. Quindi la simulazione incarnata in questo particolare contesto, secondo la mia ipotesi, media la capacità di condividere il senso dei movimenti, delle azioni, di certe intenzioni motorie di base, delle sensazioni e delle emozioni altrui
formando la base per la nostra relazione e connessione con gli altri, che poi possiamo arricchire di tanti altri strumenti linguistico-cognitivi che sono fondamentali per la nostra vita sociale. Ma la nostra vita sociale non la possiamo ridurre solo ed esclusivamente a questi meccanismi linguistico-cognitivi. Quei meccanismi linguistico-cognitivi non esisterebbero, sarebbero dei giganti d'argilla se non fossero sostenuti da questa fondamentale impalcatura sensorimotoria. Quindi, se parliamo di intersoggettività, dobbiamo partire, attenzione, dobbiamo partire, non dobbiamo necessariamente limitarci a, ma dobbiamo partire dalla intercorporeità. La simulazione incarnata, quindi, grazie al riuso neurale di diverse regioni del nostro cervello, parietale, frontale, mesiale, l'insula, ci consente di mappare spazi, oggetti, azioni, emozioni e sensazioni altrui con una modalità particolare, dall'interno, mettendo in gioco noi stessi, le nostre esperienze, la nostra momentanea identità. La simulazione incarnata quindi può fondare fisiologicamente il ruolo cruciale dell'empatia nell'intersoggettività. E se parliamo di empatia, io continuo a considerare il testo di Edith Stein, che era poi la sua tesi di dottorato, allieva di Husserl, morta a Auschwitz, in quanto ebrea, pur se convertita al cattolicesimo e addirittura monaca. Questo non le ha risparmiato una fine orribile, ma in anni per lei molto più felici, gli anni del dottorato di ricerca, ci dice che cos'è l'empatia. È fare esperienza dell'altro come un altro essere umano come noi, attraverso la percezione di una relazione di similarità. Questa relazione di similarità, secondo la mia ipotesi, è fondata anche sui meccanismi di rispecchiamento e di simulazione di cui abbiamo parlato. Quindi il mondo è relazione e questa è una scena tipica di un ufficio. Sicuramente tipica in epoca pre-Covid. Ma la foto che vi ho appena mostrato, possiamo dire che questo esaurisca? Non pensate alla pandemia, al lockdown, pensiamo a come erano le cose fino al gennaio del 2020. Oggi possiamo onestamente dire che la nostra intersoggettività è solo questa? Cioè quella fisica che avviene negli uffici, nelle scuole, nei teatri, nei cinema, nei caffè, sugli autobus, in aereo, in metropolitana, o c'è dell'altro? Certo che c'è dell'altro. C'è sempre stato dell'altro. Perché dico questo? Perché la nostra specie è la specie che paradigmaticamente non si accontenta di un mondo solo, del mondo fisico, ne crea di paralleli. E lo facciamo da sempre, o almeno da quando abbiamo delle testimonianze storiche. Noi riproduciamo gli animali 25-30 mila anni fa nelle volte di queste grotte paleolitiche, creiamo delle creature mettendo assieme le caratteristiche umane e quelle di un leone, chimeriche, raccontiamo storie, decine e decine di migliaia di anni in cui l'unica tradizione che c'è è una tradizione orale. E poi 6.000 anni fa, un battito di ciglia, dicevo, ci inventiamo la scrittura, creiamo mondi che poi vengono scritti, i mondi narrativi trovano una loro fissazione con la parola scritta, ci inventiamo la riproduzione fotografica, cinematografica, televisiva del mondo, una transmedialità e rilocazione con l'invenzione degli schermi mobili, una realtà sempre più virtuale, appunto, grazie alla realtà virtuale. Poi mi fermo con un punto interrogativo perché nessuno sa gli sviluppi tecnologici che cosa ci porteranno. Quindi
Tutti questi mondi li abbiamo creati noi e sono espressione della nostra natura tecnologica. C'è un filo rosso che collega questa ascia bellissima paleolitica e l'ultimo smartphone. Sono prodotti delle nostre tecnologie cognitive. Per noi è altrettanto naturale zappare la terra e piantare dei fagioli, così come lo è creare quest'ascia o sviluppare questa tecnologia digitale. Fa parte della nostra natura. Quindi finiamola di tenere separati in compartimenti stagni natura da una parte e cultura dall'altra. Sono due facce della stessa medaglia. Ecco perché l'estetica, l'aesthesis, acquista una, se possibile, centralità nel mondo digitale. Perché i nuovi media, insieme all'avvento del web, quello che in questo preciso momento ci sta garantendo la condivisione di uno spazio che non c'è da nessuna parte, uno spazio virtuale, che mi permette di parlare a voi, di mostrarvi delle immagini su uno schermo e a voi sul vostro schermo permette di ascoltarle e di vederla, tutto questo cambia radicalmente l'impatto di immagini e suoni sulla nostra società, portando a una estetizzazione del mondo. Che cosa vuol dire estetizzare il mondo? Qui dobbiamo fondere i due significati da cui siamo partiti, ossia quello più generale, aesthesis, conoscenza del mondo attraverso i sensi, e quello più tradizionale, ossia estetica, il dominio dell'arte, delle belle arti. Queste due dimensioni si fondono nel mondo estetico digitale. Le attività artistiche, la ricerca sistematica di bellezza, piacere, forte coinvolgimento emotivo, divertimento, oggi pervadono tutte le pratiche sociali e ci siamo già inventati delle parole per descrivere questa estetizzazione del mondo. Non basta più fare educazione, bisogna educare divertendo, edutainment. Non possiamo più limitarci ad informare, dobbiamo informare divertendo, infotainment. Non basta più andare a un museo e vedere i quadri o le sculture nelle sale, la nostra esperienza deve essere arricchita, come? Attraverso congegni interattivi, schermi touch, stanze immersive, visori di realtà virtuale. Ma questo non è confinato all'istruzione, all'informazione, alla comunicazione, ma lo troviamo pari pari anche nella politica. La ricerca pervasiva, ovunque, della produzione di esperienze arricchite e gratificanti, assieme a quel meccanismo di caduta delle barriere di mediazione, la disintermediazione che il mezzo digitale consente, mi rivolgo direttamente, in questo momento, direttamente a voi, attraverso una piattaforma, che in questo caso è Zoom. Quindi il creare esperienze gratificanti, arricchite, perché in questo caso gratificanti? Perché qui un uomo politico fa quello che 20-30 anni fa sarebbe stato censurato. Il politico, colto dal paparazzo con la pancetta sulla spiaggia, avrebbe pagato perché le foto non venissero pubblicate. Oggi è lo stesso politico che le pubblica, le rende senza mediazione direttamente disponibili al proprio potenziale elettorato, comunque al proprio pubblico sull'arena mediale, perché consente una gratificazione in chi guarda o in molti di coloro che guardano, perché consente un riconoscimento mimetico. E quindi il messaggio sottotraccia è: non votami perché diventerai come me. Il messaggio della politica dell'ultima fase della Prima Repubblica, ma diventa: votami perché io sono come te. E quindi bevo il tavernello, ho la pancetta, mi mangio il sorbetto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è la stessa logica che vediamo applicata alla vendita del cibo per gatti,
dei detersivi, delle automobili, dei dentifrici, eccetera, eccetera. Tanto che un filosofo, grande filosofo italiano, recentemente scomparso, Remo Bodei, uno dei creatori del Festival di Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo, scriveva: si ha l'impressione che la politica sia diventata una fiction, una costruzione capillare e scientificamente organizzata di una realtà parallela, appunto, un ulteriore mondo parallelo, di cui le singole notizie false non sono altro che mattoni, in cui operano matrici di idee, emozioni preconfezionate, attraverso il ritocco e il continuo aggiornamento producono un clima di opinione meteorologicamente mutevole. Quanto silenzio complice, quante menzogne può tollerare una democrazia senza pervertirsi? Quali difese può usare per combattere quelli che attualmente sembrano essere i nuovi poteri nascosti? Tutti interrogativi in attesa, ovviamente, di risposte. Quando si partecipa a eventi come questo, soprattutto chi parla deve compilare una serie infinita di moduli, molti dei quali hanno a che vedere con il tema della privacy. Allora, io ogni volta che compilo questi moduli, che crescono ogni anno sempre di più, non so se ridere o arrabbiarmi. Ridere perché questa privacy, che questi moduli compilanti dovrebbero garantire o di cui dovrebbero delimitare, la circonferenza, fanno ridere perché quello che sto per mostrarvi mostra chiaramente come, siamo ormai, quasi costantemente monitorati da occhi elettronici. Arrabbiarsi appunto perché, alla luce di quello che sto per dirvi, queste sono foglie di fico inutili che oltretutto fanno perdere tempo a un sacco di gente. Le telecamere a circuito chiuso urbane e le webcam in generale monitorano quotidianamente milioni di persone durante le loro attività in spazi pubblici e privati. Mi direte, ma questo avviene da decine di anni. È vero. Ma dietro a quelle telecamere c'era un registratore che quasi mai nessuno guardava, che si autocancellava dopo un certo numero di ore. Dietro a queste telecamere oggi potenzialmente ci sono degli algoritmi di intelligenza artificiale che sono in grado di effettuare riconoscimenti istantanei delle persone riprese in quelle immagini. Questo è un vecchio tema della fantascienza che la realtà ha superato. Cioè immaginare un mondo dominato da una videosorveglianza digitale intelligente. Ce l'abbiamo. Questa non è più una distopia, è la realtà quotidiana, è il nostro mondo, il nostro Umwelt. Grazie a questi algoritmi di riconoscimento di reazioni della mimica facciale e corporea, l'intelligenza artificiale può essere applicata a questi big data biometrici. Pensate a tutte le immagini contemporaneamente riprese da tutte le telecamere di una grande stazione ferroviaria o della metropolitana, applicando l'analisi al riconoscimento di volti, in teoria di comportamenti in futuro, trasformando quindi la nostra vita, le nostre pratiche sociali, in un regime estetico scopico, cioè di osservazione, in cui di quale privacy vogliamo continuare a parlare. Queste immagini si vedono già in molte recenti serie TV perché sono non più fantascienza, ma la realtà quotidiana. Questa è la polizia di Londra mentre sta controllando una particolare stazione della metropolitana londinese applicando appunto questi algoritmi di riconoscimento facciale a quanto viene ripreso dalle telecamere. E poi c'è il telefonino e questo schermo che io un paio d'anni fa ho iniziato a definire lo schermo pelle. L'evoluzione tecnologica ha miniaturizzato gli schermi. Questa miniaturizzazione degli schermi, unita alla tecnologia chat e alla potenza dei processori contenuti in
in questi smartphone fanno sì che per un numero crescente di persone in tutto il mondo, una parte importante del mondo visivo viene letteralmente, come questa immagine mostra, risucchiata sotto la superficie di questi miliardi di schermi portatili. Questo schermo diventa un involucro, appunto, è una pelle trasparente che noi tocchiamo in continuazione e quindi diventa uno schermo pelle. Ma questa è una nuova modalità di visione sconosciuta prima del 2007. Noi per vedere utilizzavamo dei telecomandi, cioè dei meccanismi che agivano a distanza. Ora l'immagine ce l'abbiamo in mano. Per vedere l'immagine dobbiamo toccarla, la possiamo ingrandire, stringere, tanto che, aneddoto raccontato da un amico, un bambino di 4 anni vede una rivista su un tavolino, mette le dita della mano sulla fotografia e cerca di allargarla come fa regolarmente sullo smartphone della madre o addirittura sul proprio, perché è possibile oggi che un bambino di 4 anni abbia già il suo smartphone e guardando sorpreso la mamma dice: è rotto, non funziona, la pagina non si allarga. Questi sono i nativi ovviamente digitali e sono sempre più digitali questi nativi. Io ho due figli adolescenti e già stiamo parlando di una generazione precedente che ha avuto un'infanzia già digitale, ma certamente non di questo tipo. Quindi la dimensione tattile della visione, che è una vecchia cavallo di battaglia della fenomenologia, anche di tutta una certa critica cinematografica, no? L'occhio che palpa di Merleau-Ponty, caspita, questa oggi è una realtà fattuale. Noi per vedere dobbiamo toccare l'immagine. E quanto questa ulteriore pratica performativa di toccare lo schermo condizioni poi quello che recepiamo di questa visione è tutto da esplorare. Ma poi ci sono degli aspetti psicologici importanti. Le esperienze e i fatti della vita non sono solo documentati digitalmente per un ricordo. Vado in montagna, mi piace quella cima, mi faccio una foto, sono con degli amici, ci facciamo fare una foto da qualcun altro che immortala questo momento. No, oggi c'è anche possibile un capovolgimento di senso, cioè l'esperienza nel mondo ha un senso solo nella misura in cui può essere offerta pubblicamente all'approvazione degli altri. Non sto dicendo che sia sempre così, eh? Attenzione, io poi non sono un apocalittico, non sono di quelli che agita il bastone contro le nuove tecnologie, come si stava meglio ai vecchi tempi, tutt'altro. Però dico, questo è possibile, cioè è possibile per molte persone oggi andare alla ricerca di esperienze, non per l'esperienza, ma per poi rappresentarla, condividerla e ottenere una gratificazione direttamente proporzionale al numero dei like che sono stati progettati proprio con questo scopo. La vita quindi può diventare un film, letteralmente, fatto di scene clou che vengono digitalmente registrate, condivise, consumate, scartate, modificate, dimenticate ad un ritmo via via crescente. Quello che conta quindi in questa possibile ottica psicologica di intersoggettività digitale di oggi, quello che conta è il presente infinito e questo presente infinito è fatto da una memoria già in decomposizione nel suo costituirsi di una serie di momenti presenti che si succedono uno dopo l'altro. Quindi la tecnologia digitale, io qui forse sono stato un po' troppo apodittico, ha trasformato, diciamo, può trasformare ogni momento della nostra vita in una potenziale occasione di rappresentazione del presente, costruendone un'immagine ad hoc digitale, che molto spesso, questa immagine ad hoc digitale del presente, ci include, perché è un selfie. E
Il linguaggio della quotidianità ci dice che investimento affettivo ci sia su questa roba qua. In quel telefonino c'è la mia vita. Mi hanno rubato il telefonino, c'era la mia vita. Queste cose io le ho sentite più di una volta. Le ho pensate anch'io quando l'hanno fregato a me il telefonino sull'autobus. Quindi questo investimento affettivo mostra quanto questa serie infinita di istantanee trasformi la vita in un eterno presente a cui però attribuiamo una crescente valenza, significato identitario. Noi siamo sempre più queste cose. E siccome tutte le nostre esperienze di vita personale, come capite bene, la pandemia ha solo amplificato tutte queste cose, le ha moltiplicate, ma c'erano già e ci continueranno a esserci quando finalmente usciremo da questa maledetta pandemia, prima o poi. Tutte le nostre esperienze, le notizie, l'intrattenimento, i contatti condividono le stesse piattaforme digitali, gli stessi dispositivi mobili, l'atteggiamento, l'atmosfera, l'emotività, che noi respiriamo e assorbiamo su queste piattaforme, che noi poi ci portiamo con noi anche quando finalmente decidiamo di allontanarci temporaneamente da questo schermo. L'estetica pervade i comportamenti delle persone, cambia letteralmente l'aspetto delle nostre città. Questa è Venezia di Las Vegas, questa era Venezia appena prima della pandemia, una città che attraverso le piattaforme come Airbnb, TripAdvisor, è portata ad assomigliare sempre di più al suo simulacro, che è quello realizzato nella coppia. Non si sa più qual è la coppia di cosa. E questo vi parlavo di una modificazione dell'intersoggettività e del soggetto che può diventare anche fisica. E caspita, noi sappiamo, ci sono dati quantitativi che lo dicono. Dall'avvento degli smartphone c'è stato un boom della chirurgia estetica motivata dal cercare di assomigliare sempre di più a dei modelli che sono i modelli diffusi su queste stesse piattaforme, che paradossalmente però sono loro stessi il risultato di un adeguamento a un canone ipotetico attraverso l'uso del bisturi. Quindi molte persone cercano di assomigliare a un modello ideale di bellezza che è a sua volta un simulacro in carne ed ossa. Poi, che cos'è la realtà oggi? Oggi noi ci rapportiamo con una realtà che non riusciamo a determinare con immediata certezza se sia vera o fittizia. Sono sull'ercio o è una notizia vera? Non so, a me è capitato spesso di guardando così all'impronta sullo schermo una notizia, no, ma non è possibile, qui no, è vero. Quindi il mezzo, mia nonna diceva, l'ha detto la televisione e tutti si mettevano sull'attenti, era vero, ha detto il telegiornale. Oggi la fonte non è necessariamente garante di veridicità. E in tutto questo il nostro rapporto con le immagini ha un ruolo fondamentale. Le false notizie viaggiano di più e si diffondono con maggiore velocità delle notizie vere. Queste sono le notizie false, queste le notizie vere, copertina di Science, nel 9 marzo del 2018. E chi è che diffonde di più le notizie false di quelle vere? Noi. Non i robot dei russi, sono gli esseri umani, perché trovano le notizie false più interessanti, più nuove, più originali, più emozionanti delle notizie vere. Questo è un lavoro pubblicato su Science che dice appunto queste cose. Questi volti, non ho il tempo di farvi fare il test, ma questi volti non esistono. Sono volti creati al computer. E com'è stato possibile crearli? Beh, li abbiamo creati anche noi, come regalando i nostri volti a Facebook.
Quello che li ha prodotti si chiama GAN, GAN, Generative Adversarial Network. Stiamo parlando di algoritmi di apprendimento, di machine learning. È una rete generativa avversaria, cioè sono due reti neurali che vengono addestrate competitivamente a sfidarsi. Vengono dati dei volti, sempre di più, milioni di volti per addestrare questi algoritmi, e in pratica una parte dell'algoritmo deve produrre sulla base dei volti veri, dei volti finti, l'altra metà deve cercare di riconoscerli come falsi. Da questo braccio di ferro nascono volti ormai indistinguibili dai volti reali. Ecco, veniamo al domani. Un domani a partire da un oggi che è questo. Se io guardo fuori dalla finestra, beh, vedo molta meno gente di questa immagine asiatica, ma vedo persone non molto diverse da queste. Tutte persone che indossano una mascherina. Uno degli aspetti che fa pensare di più. Di questo io comincerei a definirlo come trauma complesso in cui siamo in misura maggiore o minore tutti coinvolti. Quello che fa pensare è come, se fossimo in inglese direi this son of a bitch, questo oggetto, il virus, il SARS-CoV, eccetera, eccetera, che è una cosa che a occhio nudo ovviamente non vediamo, quindi questo invisibile ha completamente riconfigurato il visibile, cioè la nostra realtà, da cima a fondo, influenzando profondamente le nostre emozioni, la paura e l'ansia. E abbiamo appena pubblicato uno studio che abbiamo fatto subito dopo la fine del lockdown. Sul riconoscimento delle emozioni quando i volti sono coperti da mascherine, e la buona notizia è che le persone riconoscono, noi abbiamo provato con gioia e rabbia queste emozioni anche se il volto è coperto, ma quello che è uscito di interessante è anche che questo riconoscimento si associa a un disagio misurato in termini di ansia, che ovviamente è un primo risultato di questi quasi 12 mesi di totale riconfigurazione della nostra quotidianità. Una quotidianità paragonata dal filosofo Rocco Ronchi allo straniamento brechtiano, cioè noi abbiamo bisogno per diciamo, evitare di infettarci, di sottoporre ogni passaggio della nostra vita a una scrupolosa analisi. Scriveva questa primavera Rocco Ronchi su Doppio Zero: tra le virtù del Covid-19, tra virgolette, c'è allora quella di aver prodotto uno straniamento della vita quotidiana. I gesti minimi della vita perdono la loro ovvietà. Pensate a uscire di casa, ho la mascherina, ho il disinfettante, e ritornano nella forma di un problema: fare la spesa, salire sull'autobus, prendere un treno, bersi un caffè. Tutto è problema. Il virus è una specie di teatro epico sulla scena del quale la vita immediata perde la sua semplicità e ritorna come esperimento, come ipotesi, come congettura. Come fare diversamente, vale a dire in sicurezza, quello che abbiamo sempre fatto e che non possiamo non fare, come essere padre o madre, come essere solo, come tossire, come lavorare, come camminare per la strada, come entrare in un bar, come invecchiare, come assistere a una lezione. Potremmo continuare. La nostra intersoggettività, le nostre relazioni con gli altri oggi sono queste,
e a me ricordano terribilmente certe immagini della prima parte di Full Metal Jacket, quelle file ortogonali di militari, di marine in addestramento. Quindi stiamo sperimentando una progressiva spersonalizzazione dell'altro, un altro che dobbiamo in qualche modo, questa volta sì, esercitando forse un maggiore sforzo ermeneutico, intravedere dietro a queste barriere. Una situazione che globalmente può portare a un certo grado, io temo, di anestesia del sé e della relazione, con l'altro. Ho finito quasi. Allora, vi ho presentato una possibile chiave di lettura al tema dell'intersoggettività. Vi ho presentato un'ipotesi che ha l'ambizione, da un lato, di dire che cos'è l'empatia, che non dobbiamo confondere con la simpatia, con l'essere buoni. Io non credo che la natura ci renda naturalmente buoni e che la cultura sia responsabile delle nostre perversioni. Io credo che l'empatia non abbia nulla a che vedere con la bontà, credo che l'empatia sia una modalità fondamentale di relazione con l'altro, non è l'unica. Credo che per essere simpatetici, buoni samaritani, altruisti, persone che si prendono cura dell'altro, si debba essere empatici. Non lo si possa essere senza essere empatici, ma non è vero il contrario, e cioè credo che si possa essere estremamente empatici senza necessariamente essere altruisti, samaritani, buoni samaritani. Persone mosse nel sentire per l'altro, patire per l'altro, aiutare assolutamente. Quindi, credo che la simulazione incarnata, da un lato, vi dicevo, costituisca una possibile spiegazione neurofisiologica e funzionale di questa modalità di base di relazione con l'altro, e che ci aiuti poi in negativo a capire certi aspetti psicopatologici, il trauma, la psicosi, i disturbi delle condotte alimentari nella relazione con l'altro, perché testimonia il richiamo inconsapevole della conoscenza corporea di fondo che noi reclutiamo potenzialmente in una serie di diverse situazioni. Quando assistiamo alle azioni e alle emozioni e esperienze sensoriali degli altri, sia che lo facciamo quando li vediamo in carne ed ossa, sia quando lo facciamo leggendo un libro, vedendo un film o guardando una videoinstallazione, un quadro, una scultura, quando ricordiamo esperienze passate, quando pianifichiamo azioni future, quando siamo impegnati nell'immaginazione, nel gioco della fantasia, quando comprendiamo descrizioni linguistiche di fatti, azioni ed eventi. Il corpo, quindi, penso, spero sia uno dei take home message della serata, il corpo gioca un ruolo costitutivo negli aspetti fondamentali della nostra intelligenza sociale. Il corpo è la condizione a priori, è il vero a priori, prima dello spazio e del tempo. È la condizione a priori, quindi una condizione che viene prima di tutte le altre, che non possiamo ridurre a qualcosa di più, ancora più elementare, è la condizione a priori di possibilità di fare esperienza. Non c'è esperienza senza corpo. Se un giorno un computer, un robot, sarà in grado di fare esperienza, questo costituirà, un passo nuovo rispetto all'esistente. Oggi nessun robot, a quanto è dato sapere, è in grado, per quanto ne sappiamo, di provare un'esperienza. Può, entro certi limiti, farci credere di averla. Almeno questo è quello che ci dicono le persone che ci lavorano. Terzo aspetto, l'intercorporeità è quindi il fondamento, il pilone portante dell'intersoggettività. Che
Chi siamo noi? Chi è Vittorio Gallese? La nostra identità è un processo, non è un qualche cosa di fisso, di dato, una volta per tutte, che si costruisce grazie a una serie di aperture al mondo, che è una caratteristica della vita che troviamo dal livello cellulare fino all'individuo, caratterizzate da un assieme finito di desideri e di comportamenti. I mattoni non sono infiniti e dai sentimenti vissuti in modo variamente consapevole che queste relazioni con il mondo ci suscitano, ci generano. Gli stati corporei, sensorimotori e affettivi, i loro sottostanti meccanismi neurali, non solo forniscono l'architettura che consente la creazione di un sé storico, chi sono io oggi, 8 febbraio 2021, ma consentono anche di esternalizzare questa identità creando artefatti culturali e creando, ad esempio, personaggi di fantasia. Quindi la simulazione incarnata fornisce un quadro unitario degli aspetti verbali e non verbali delle nostre relazioni interpersonali che plasmano chi siamo, la nostra identità e le nostre pratiche culturali, rivela un meccanismo funzionale unitario che connette la realtà fisica con i mondi immaginari e di finzione, i mondi paralleli di cui parlavo prima, unisce infine a livello funzionale la creazione dei simboli e la loro ricezione, come quando vediamo un film, ad esempio. E con questo ho finito, vi ringrazio per l'attenzione, sono stato un po' prolisso, ma in un TED Talk io non riesco a trasmettere questi contenuti, mi ci vuole un po' il passo del diesel. Bene, interrompo la condivisione dello schermo e se ci sono delle domande, io sono qui. Eccoci, grazie professore per questo intervento bellissimo. Allora, le domande sono un fiume, come al solito. Comincio dalla prima, che è di Filippo Gomez Paloma, Sì. professore ordinario di didattica e pedagogia speciale all'Università di Macerata. Le teorie scientifiche dell'embodied cognition e delle sue potenzialità contestuali e di significazione in ambito educativo dovrebbero essere oggetto di formazione in ingresso a livello accademico e in servizio nelle scuole. Secondo lei, qual è la ragione che ostacola tale penetrazione capillare a livello istituzionale dell'embodied cognition? Non crede che la scuola, per attivare processi trasformativi e non trasmissioni asettiche di conoscenza, abbia necessità di docenti competenti in questo ambito per calibrare la didattica in modo costruttivo e situato? Ma dunque, la risposta rapida è sì, condivido. Ma questo però in parte già accade. In ingresso, voglio dire, io queste cose le insegno ai miei studenti, alla triennale di comunicazione, alla magistrale di psicobiologia, al corso di fisiologia a medicina, alle scuole di specializzazione di psichiatria, in decine e decine di incontri che faccio nelle scuole, nei licei e come me fanno moltissimi miei colleghi che si occupano di questi problemi. Quindi sì, non c'è un programma ministeriale che obbliga, però insomma io credo poco nei programmi, credo molto anche nella libertà della didattica, nell'iniziativa dei singoli. Credo che questi contenuti stiano progressivamente arrivando a un numero sempre maggiore di persone. E quindi chiaramente stiamo parlando di una svolta bioculturale che avrà bisogno di molto tempo perché si possa affermare. Oggi tutti parlano di interdisciplinarietà, pochissimi la praticano, molti addirittura la stroncano, cioè non la premiano, la penalizzano.
queste cose bisogna dirle. Ma perché poi veniamo da una tradizione che ci ha insegnato da centinaia di anni, da secoli, che una cosa è la natura, una cosa è la cultura, e quindi le scienze umane non hanno niente a che vedere con la biologia e viceversa, le scienze esatte non devono occuparsi di filosofia, potrei continuare, insomma, e quindi la necessità di una terza cultura, di cui Snow parlava negli anni 50 del secolo scorso, è ancora un programma in gran parte da realizzare, che sono passati più di 80 anni da quando si è iniziato a parlare della necessità di una terza cultura che fondesse la dimensione naturale, biologica e la dimensione più delle scienze umane. Però, diciamo, è molto difficile, spesso è penalizzante, sia in termini di fondi che di carriere, però è entusiasmante e i risultati si cominciano a vedere, anche a livello di diffusione mediatica, diciamo. Spero di aver risposto. Allora, Federica IV dice: dall'inizio di questa pandemia mi rimbombano in testa le parole siamo cablati per essere sociali. Da quasi un anno siamo in carenza di relazioni interpersonali, anche se in parte il digital ci ha aiutato tanto. Grazie professore per aver applicato le neuroscienze a questa rivoluzione che stiamo vivendo. Ringrazio per il ringraziamento ed è verissimo. Cioè, da un lato sono in qualche modo questa deprivazione sociale è un farmaco e quindi come tutti i farmaci ha una doppia azione. È un farmaco nel senso che in negativo ci ha fatto capire quanto ci mancava la vera socialità, l'abbracciarsi, il baciarsi, stare a diretto contatto, affollare un pub, bere un aperitivo senza viverlo come una situazione che può mettere in serio pericolo la tua incolumità fisica come oggi, e ci vorrà temo del tempo per riconquistare quella gioia del pigia pigia, dell'aperitivo il venerdì o il sabato sera in un locale affollatissimo, che erano cose che noi cercavamo, che a me ancora mancano, ma quando le vedo, qui c'è un bar qua di fronte affollato da ragazzi, molti dei quali ovviamente la mascherina se la calano perché stanno bevendo, sono a 20-30 centimetri l'uno dall'altro, è un'immagine che ansiogena, no? Mm-hmm. Anche non criticando, non dicendo niente, non uscendo alla finestra, certo, avendo una reazione da sociopatico, insomma, quasi, però sotto traccia mi dà un senso di disagio. No? O come vedere in un film un luogo affollato, istantaneamente lo traguardiamo al nostro oggi. Ecco, riacquistare quell'amore per i luoghi affollati, il piacere del pigia pigia con un bicchiere di spritz in mano, temo che ci vorrà del tempo per ritornarci, anche dopo che ci avranno detto tranquilli, sicuri, la mascherina dimenticata. Sembra una cosa anche lontanissima, rivedere le foto di vacanze o film. Ecco, un farmaco perché ci ha fatto sentire tutta la mancanza della vita, ma al tempo stesso, diciamo, ha fatto sì che la nostra vita non si trasformasse in un incubo chiusi in tante scatole. Ecco, ha permesso quantomeno queste relazioni, anche se a due dimensioni, in questo spazio che non c'è. Allora, Alessandra Montella scrive: buonasera, volevo domandare, quindi anche l'arte terapia e il processo creativo che coinvolge l'individuo possono essere considerati in parte della simulazione incarnata? Dunque, tutto ciò per me che in qualche modo attiva il sistema della sensomotricità e dell'affettività, in assenza di un coinvolgimento corporeo attivo, ma
in termini di immaginazione o di osservazione, diretta, come dicevo, anche mediata digitalmente, si qualifica come simulazione incarnata. Quindi, se in una sessione di arte e terapia mi è chiesto di immaginare di fare qualcosa, certo, quell'immaginazione io la declino in quel modo. Rosalba chiede in generale dove risiedono i neuroni a specchio, in quali zone. Allora, questo noi lo possiamo dire con certezza solo nell'animando, perché lì registriamo direttamente i neuroni, e in questo caso possiamo dire che sono sicuramente in varie regioni del lobo frontale, del lobo parietale, nell'insula, verosimilmente anche nell'amigdala, sicuramente nell'insula del ratto. Sono stati trovati neuroni mirror, diciamo, per l'empatia del dolore nei roditori, così come sono stati trovati nel pipistrello. Io, se dovessi scommettere, mi direi che anche i miei gatti o i cani sono dotati di questo tipo di meccanismi, di cui però ancora non abbiamo evidenze. Nel cervello umano, parliamo di meccanismi e non di neuroni, perché tranne il lavoro di Iacoboni, pubblicato con il neurochirurgo di Los Angeles, Isaac Fried, in cui sono stati registrati singoli neuroni, abbiamo delle evidenze più indirette, ma sempre di quei meccanismi. E quelli li troviamo in moltissime altre nel cervello, molte ve le ho fatte vedere oggi: parietale, frontale, insula, corteccia cingolata anteriore. È un meccanismo molto diffuso. Ok, potremmo dire che gli studi dei neuroni specchio, per esempio la vicinanza del mondo dell'immaginario e del reale, come detto dal professor Garvese, corrobino il fa corro corro Corroborino, è difficile. il fatto che l'ipnosi clinica attraverso l'immaginazione e la suggestione permette di creare una nuova realtà capace di attuare trasformazioni nella relazione del sé con l'altro e con il mondo. Ci sono studi in proposito? Questo è di Dunque, Ignazio. ci sono studi sugli effetti dell'ipnosi in risonanza magnetica funzionale, sono tematiche molto interessanti di cui io so poco perché non me ne sono mai occupato. Brevemente mi verrebbe da dire che se uno stato ipnotico induce un certo tipo di immaginazione, quell'immaginazione, in quanto immaginazione, dal mio punto di vista, si qualifica come l'attivazione di un riuso neurale, quindi di un meccanismo di simulazione. Ecco, questa è l'unica cosa che mi verrebbe da dire. Lily Ricciardi scrive: Buonasera, essendo legati alla percezione visiva, è possibile ipotizzare il coinvolgimento disfunzionale dei neuroni specchio in patologie che presentano allucinazioni, come ad esempio la schizofrenia? Beh, dunque, ci sono numerosi studi che connettono i meccanismi di rispecchiamento alla simulazione incarnata alla psicosi schizofrenica, alcuni dei quali li abbiamo proprio fatti noi. Quello che è emerso brevemente nella psicosi schizofrenica è un ipofunzionamento dei meccanismi di rispecchiamento per l'azione, un ipofunzionamento dei meccanismi di rispecchiamento per il tatto, che correla con la gravità dei sintomi che noi abbiamo accuratamente misurato utilizzando la scala dei sintomi di base di Bohm, che è una scala che va a indagare l'esperienza psicotica in prima persona. È un'intervista molto lunga, che si fa al paziente ovviamente in remissione, non in fase acuta, perché in fase acuta, se è delirante, ovviamente capite bene che non potrebbe rispondere. Quindi abbiamo trovato un ipofunzionamento in quei pazienti, quelli erano pazienti all'esordio, di questi meccanismi, e abbiamo trovato anche delle
interessanti alterazioni del meccanismo del confine, se altro. Cioè, mentre in soggetti non psicotici, quando mi toccano, oltre ad attivarsi le aree tattili, le aree premotorie, si attiva la parte posteriore della mia insula, quando vedo toccare la mano di un altro, la mia insula posteriore si deattiva. Nei pazienti psicotici questa deattivazione noi non l'abbiamo vista. E in uno studio successivo abbiamo dimostrato anche delle alterazioni della connettività di alcune di queste aree con altre parti del cervello degli schizofrenici. Quindi una connessione ovviamente c'è e diciamo questo è un filone ancora abbastanza minoritario nello studio della psicosi schizofrenica, che viene ancora per la gran parte studiato col vecchio paradigma cognitivista, quindi dello schizofrenico si indaga il linguaggio, si indaga la forma più sofisticata di cognizione, le decisioni, la memoria di lavoro, la teoria della mente. Quasi nessuno ha cercato di usare le neuroscienze per studiare l'esperienza del paziente psichiatrico in assoluto e in particolare del paziente psicotico. Noi cerchiamo di farlo ormai da 10 anni abbondanti. Lorena Garzotto scrive: cosa succede a questa capacità innata di rispecchiamento ed empatia del sentire con l'altro nei casi di tortura, di maltrattamento, nell'infliggere dolore? Con che meccanismo non viene più sentito l'altro come me? Allora, sicuramente tutti i meccanismi di desensibilizzazione, quindi sono persone che vengono addestrate a commettere delle azioni violente. Pensate a militari, forze speciali, agenti segreti. Non dobbiamo pensare solo ai paesi democratici, ma vediamo ai paesi nella loro globalità. Quindi ci sono persone che vengono addestrate a diventare dei torturatori o a usare degli strumenti di tortura per acquisire informazioni da terroristi, da nemici, da quello che volete. E una delle tecniche consiste nella desensibilizzazione che è ottenuta attraverso una esposizione ripetuta. Quindi una esposizione ripetuta verosimilmente riduce l'impatto di queste, un esempio che usavo a lezione per parlare dell'abituazione era mentre parlavo con questo tono di voce, all'improvviso menavo un gran cazzotto sulla cattedra, tutti startle reaction, arousal, tutti che alzano gli occhi, mi guardano e dicono: questo è impazzito. Io dicevo: ecco, questo è un evento non sperimentato normalmente che crea questa reazione attentiva, emotiva, di allerta. Ma se io continuo a ripetere questo pugno, voi dopo un po' non ci fate nemmeno caso, vi direte: va, il professore è impazzito, ci fate l'abitudine. Quindi un meccanismo è questo, se parliamo di persone che non sono per definizione degli psicopatici. Ma è possibile trasformare una persona non psicopatica in un torturatore? Se non voglio citare la solita banalità del male di Hannah Arendt, ma diciamo non c'è bisogno di essere dei mostri per commettere. Se ci pensiamo, l'umanità da sempre si è massacrata a vicenda, ha schiavizzato l'altro, l'ha conquistato, lo ha ridotto in schiavitù, lo ha torturato, smembrato, insomma, ne abbiamo fatto e continuiamo a farne di tutti i colori perché questa è la nostra natura. Il fatto di essere empatici non solo non ci garantisce da tutti questi, diciamo, comportamenti negativi, violenti, ma spesso anzi li alimenta. Da un mio punto di vista, un sadico è empatico. Cioè, il sadico trae piacere dal dolore che procura la vittima. E come fa a capire che la vittima prova dolore se non empatizzando?
Empatizzare vuol dire sentire con, non vuol dire sentire per. Quella è la simpatia, almeno. Io le tengo distinte così e mi aiuta, secondo me, va fatto. E poi per me un'altra cosa che non ho detto è che molti quando parlano di empatia in realtà pensano a teorie della mente, mettersi volontariamente nei panni dell'altro. Questo è il motivo anche per cui io mi sono in qualche modo allontanato dalla teoria della simulazione standard, quella con cui ho iniziato a parlare di neuroni specchio con Alvin Goldman, perché mi sembrava eccessivamente cognitiva. Io non ho bisogno di decidere di mettermi nei panni dell'altro, se quando lo vedo darsi una martellata sul dito e gli sento gridare ai, capisco immediatamente che ha provato dolore, perché nel mentre si attivano parte dei circuiti che si attivano nel mio cervello quando la martellata me la do io. E quindi non parlo di inferenza per analogia, ma parlo di simulazione. Quella per me è la vera empatia. Poi posso cercare di mettermi nei panni dell'altro cognitivamente, ma che bisogno abbiamo di parlare di empatia a quel punto? Parliamo di un'altra cosa. Invece bisognerebbe smettere probabilmente di usare il termine, perché ormai è diventato sinonimo di troppe cose diverse. Sempre questa viene dalla chat. Qual è il peso dei nuovi mezzi di comunicazione e dei social sulla pratica così diffusa della violenza? Ma credo non particolarmente importante. Cioè, pensate al mondo di Dante. Il mondo del conte Ugolino, dove si muravano vive delle famiglie della parte avversa, e si faceva morire di fame murandole vive. Stiamo parlando di 700 anni fa. C'era internet, c'era la realtà virtuale, c'era Call of Duty, non mi sembra. Non bisogna esagerare. Ecco, io una cosa che non sottoscrivo, non ci metto la faccia, la firma, anzi la contesto, se sentite qualcuno dire ecco c'è più violenza perché ci sono i neuroni specchio, perché giocano i videogame violenti e quindi poi vanno fuori e ammazzano la gente. Secondo me non è così. La violenza fa parte dell'umanità. C'è molta meno violenza oggi di quanto non ce n'era 100 anni fa o 200 anni fa o 300 o 700 anni fa. Non sto dicendo che viviamo nel migliore dei mondi possibili, è stato detto anche questo, è una visione molto occidentocentrica delle cose, ma è indubbio come l'umanità abbia conosciuto età ancora più violente della nostra, senza dover dare la colpa ai videogame. Quindi no, non lo vedo casomai. Questa eccessiva esposizione alla violenza non ci rende più violenti, forse banalizza la violenza e solo a quel punto la rende più facile. Ma non perché io mimeticamente voglio imitare quello che faccio nei giochi violenti o nei film violenti o nelle scene violente o nei talk show violenti, nei dibattiti violenti che vedo sui social, diciamo sul digitale, che sia computer, telefonino, TV, non mimeticamente io vedo quello che fanno, ma questa ripetuta esperienza alla violenza la banalizza, la rende, ci rende meno Un po' come il discorso reattivi. del pugno, no? Esatto. E quindi per certi soggetti ammazzare uno in un videogame, vederlo ammazzare in un film, effettivamente ammazzarlo nella vita reale può essere un passaggio più semplice di quanto forse non potesse esserlo anni fa, ma cioè mi sembra una scorciatoia troppo semplice. Credo che come sempre le cose siano multifattoriali e molto più complicate. Intanto però ogni tanto
No, vedo spesso dei ringraziamenti che perdo, quindi faccio questo di Pierpaola Molinari che scrive: io volevo ringraziarla di cuore per una lezione così appassionata e di così ampio respiro. Ci tenevo perché poi nel mare di domande ci sono anche tanti Allora, io ringraziamenti. mi faccio fare una battuta. In Italia abbiamo ottime teste, molti meno fondi che all'estero, ma una cosa che abbiamo più che all'estero è la passione. Quella direi, ma sto parlando di passione professionale, sto parlando di semplice estroversione o no, cioè proprio. Direi che è una caratteristica anche questa sedimentata perché ci sono delle specificità culturali e credo che la passione culturale sia una delle specificità del nostro paese. Non è che dobbiamo sempre flagellarci, abbiamo anche tantissime ottime qualità. La passione è sicuramente una di queste. Ok, allora c'è Manuela Tommassetti che fa una domanda che in realtà ho visto anche scorrendo simile ad altre. Buonasera professore, stavo riflettendo su come i bambini nati durante questo periodo di distanza sociale possano sviluppare il proprio spazio relazionale e se questa attenzione a non toccarsi, a non stare vicini, a indossare le mascherine possa inibire alcune attivazioni anche a livello di neuroni specchio e nella conseguente capacità nel riconoscere ed esprimere emozioni. Lei crede che il rispecchiamento derivante dall'interazione virtuale, amici e parenti in videochiamata, possa adeguatamente nutrire questi nuovi esseri umani in formazione? Allora, adeguatamente no, ovviamente. È un sostituto, un surrogato. Ma sui bambini lì bisogna fare un discorso, anche qua, secondo me le cose non sono semplici. Bisogna capire anche bene di che età stiamo parlando. Io credo che ci sarà una generazione Covid, cioè quelli nati nella seconda parte del 2019, che all'inizio della pandemia, gennaio-febbraio, avrebbero magari dovuto iniziare a frequentare il nido e che per diversi mesi invece hanno vissuto a casa con i propri genitori. Questo credo che sia stato un vantaggio, cioè abbiano potuto fruire, ovviamente non in situazioni di disagio sociale o di eccessiva promiscuità, insomma, anche qui bisogna tarare bene, vedere bene di chi si sta parlando, non si può mai generalizzare, ma per esperienze di colleghe molto più giovani di me o addirittura allieve con bambini molto piccoli, tutte mi dicevano: non l'ho mai visto così tranquillo, non l'ho mai vista così serena come da quando siamo tutti assieme a casa. Io lo posso dire, io ho due figli adolescenti, ma i gatti sicuramente sono stati molto meglio avendoci tutti a casa. Ecco, poi consideriamo che finita l'emergenza, i nidi e le materne hanno riaperto e i bambini ci stanno andando, così come stanno andando alle elementari e alle scuole medie. Mio figlio da ottobre va a tempo pieno, lui è in terza media. Mia figlia invece, a partire da metà ottobre fino a poche settimane fa, tutto in streaming, adesso hanno ripreso al 50%, cioè fanno una settimana in presenza e una settimana a casa. Ecco, diciamo che il digitale può surrogare, ma non può sostituire adeguatamente, e quindi credo che la mancanza di socialità, soprattutto per i più grandi, quindi diciamo dai 10 in poi, gli adolescenti siano stati molto penalizzati perché non hanno più potuto incontrarsi, non hanno più potuto fare sport insieme, sono mancate tutta una serie di occasioni fondamentali a quell'età e quindi è indubbio. Questo è per loro è stato un evento traumatico, così come lo è per molte altre fasce di età. In modi diversi, ovviamente. E ovviamente, siccome il grande mistero è la resilienza, che nessuno sa spiegare di preciso in che cosa consista,
resilienze diverse probabilmente produrranno conseguenze traumatiche diverse, ma l'evento traumatico sicuramente è fuori di dubbio che ci sia e ci sarà. Arrivano anche domande dai social, quindi le integro. Katia Cerbero scrive: la preziosa re relazione con gli animali domestici può vicariare una socialità in pausa? Beh, sicuramente, nel mio caso sì. Diciamo che oltre ad avere la fortuna di non essere stato costretto a vivere l'isolamento da solo, ma con la mia famiglia, che è fatta di quattro persone, a queste quattro persone i tre gatti hanno dato un valido aiuto, insomma, nello stemperare la tensione, l'ansia, la paura, la mancanza di spazi. Con gli animali già si sviluppa un'affettività, secondo me, soprattutto per bambini, adolescenti, per tutti, anche per gli adulti. Insomma, è una modalità di relazionalità ulteriore che arricchisce il nostro bagaglio affettivo, emotivo, relazionale. Sono relazioni anche quelle molto importanti e quindi soprattutto per persone che vivono sole, non c'è dubbio. Allora, bellissima lezione. Il nome è difficilissimo, Adel Baran. Bellissima lezione, chiedevo se in ambito riabilitativo di persone con lesioni neurologiche il vedere soggetti in movimento, filmati, possa accelerare o aiutare la riabilitazione. Grazie, domanda molto interessante, non avevo avuto tempo di parlarne. Ci sono vari, ci sono già lavori pubblicati con evidenze preliminari che sembrerebbero dimostrare come associare a un trattamento riabilitativo fisioterapico in seguito ad esempio a eventi post-neurologici, parliamo di paresi ad esempio. O ultimamente leggevo anche forzata immobilizzazione, ad esempio un arto ingessato, l'associazione di immaginazione motoria e osservazione del movimento sembra che rappresenti un vantaggio riabilitativo. Ci sono vari trial clinici, ad esempio ci sono trial clinici anche sulle paralisi neonatali, c'è il gruppo della Stella Maris. E che collabora con un mio collega di Parma, il professor Fogassi, loro stanno occupando proprio di questo, della paralisi neonatale e del potenziale riabilitativo dell'osservazione del movimento. Sono le 8, professore, non so Bene, se direi che è ora di chiudere. è ora di chiudere. Le domande sono ancora, continuano, sono tantissime e ci sono tantissimi ringraziamenti per questa bellissima immensa lezione che ci ha donato. Io Grazie a voi. la ringrazio per aver accettato il nostro invito e Bene. per aver passato queste 2 ore con noi. Ricordo a tutti i colleghi che sono presenti stasera che da domani sera, quindi tempo 24 ore per editare il video, e sarà presente online su FCP il video di questa lezione. Arrivederci, arrivederci a Arrivederci, tutti. professore, Grazie per grazie l'attenzione. Buona cena. mille. Anche a lei, buona serata.